pensa di non essere registrato naturalmente. Parla delle vecchie minoranze che rispetto a lui le hanno accettate e hanno accettato quei ruoli con coerenza, con sacrificio, con solitudine e hanno portato a termine il mandato non contro, ma schierandosi contro con voti no quando era necessario. E allora per loro, no, che parlano delle minoranze, volevo farvi vedere una cosa interessante a proposito della coerenza. Intanto vorrei dire una cosa all'amico Mario Marino, il grigio sempre, e qui ci confondiamo, perché questo di Marini è un casino, che sul piano personale ho sempre rispettato, ma mi sono sottratto mai a contrastarlo. A lui e anche a quell'amministrazione di cui conservo invece, quella amministrazione con il sindaco Alfericelli, anche quel programma, quelle cose che loro avevano realizzate, perché io non ho mai buttato via niente, non ho mai lottamato. Mi sono scontrato realmente con le persone e quando ho dovuto dire quello che penso ho detto da parte, non con denigrazioni gratuite, quelle appartengono agli ibridi. Loro stanno con una gamba qui e una gamba qui, sempre pronti a salire sul carro dei vincitori. E allora volevo dire che quella minoranza è vero, che tu vorresti oggi magari, dalla quale vorresti prendere spunto da qualche appunto che qualcuno ti ha dato, ma che non è ben informato, questo te lo posso assicurare. Vorresti far capire delle incapacità degli altri quando le incapacità le avete voi, che concretamente avete fatto nascere tre liste del PD, no? Quella minoranza è vero che si è divisa, ma mai su interessi personali, ma su interessi di tipo ideale. E ti leggo una lettera da quale io ho dato bene con la mia lista di impegno popolare per rispettare il mio elettorato, quando potevo rispettare benissimo anche quello del mio partito. In quella lettera che mi firmarono anche coloro che furono eletti con me, con Vincenzo Pullano, si scrisse questo, che decidevamo di dare mandato a Vincenzo nella comunità montana. Te la racconto io la storia, che non la sai bene. Meglio raccontare lo sbarco dei mille, l'incontro a Teano e così via, questa è un'altra cosa. E Vincenzo col voto di molte persone, la maggior parte dei quali, volevo ricordare, sono ancora qui con me, che mi sostengono e mi aiutano e mi supportano e sopportano pure. Che si rappresentasse quella lista in modo indipendente dalla collocazione politica che ognuno di noi aveva e partitica, concordando con la stessa ogni decisione relativa ai programmi e agli orientamenti propri del Consiglio della Comunità Montana. E io votai a favore di Vincenzo Pullano, non è vero che non l'ho votato, io l'ho votato a suo favore. Poi quella delibera fu annullata non certo per colpa mia, io non c'entro nulla. E quando la questione diventò politica è chiaro che era legittimo che ognuno difendesse il proprio partito e le proprie idee, perché io quelle idee le ho sempre avute e continuo ad averle. Dovreste guardarvi voi a quale idea appartenevate 10 anni fa. Ma vi dico di più, che Mario, che io ho sempre rispettato politicamente e che credo sia una risorsa da sfruttare, non da rottamare come fate voi, e questo è un impegno che nei suoi confronti di tutti coloro che meritano questo potenziale assumo pubblicamente. Mi propose un accordo, perché lui era assessore alla comunità montana e anche in questo l'ha fatto anche bene, che non è che possiamo dire sempre di tutti e di tutto il contrario alla propria convenienza. Lo fece bene quel mestiere, diciamo, di assessore. All'epoca si guadagnava anche bene, volevo dire a qualcuno, quando parla di grandi lavoratori, no? E io non accettai quell'accordo. E Mario mi aveva detto, io sono assessore, posso continuare a stare lì un po' di mesi, poi andrai tu. Io per rispetto del mio elettorato ho rinunciato a quell'accordo. Mario è diventato assessore e io non ho avuto niente da dire contro il suo mandato alla comunità montana. L'ho sempre criticato, contestato, prendetela come positiva la critica, rispetto a certe situazioni, delle vicende che io ho sempre preso posizione pubblica, ma
le spalle, ma però gli ibridi fanno questo, gli ibridi poi li appagano anche nei confronti degli ex sindaci, che come voi sapete io non ho avuto un grande rapporto, però ammiro una cosa, la sua coerenza rispetto alle mie posizioni, perché a me l'ha detto sempre lui, mai con Michele Miranda, nemmeno io sarò mai con lui, però io ho sempre dimostrato di rispettare queste persone, a differenza di voi, che dopo le primarie mandavate con qualche mia persona di fiducia, che è qui presente, il messaggio di dire a Vincenzo non deve andare mai nel comune, quindi potrebbe aiutarci anche Michele in questa operazione democratica, e magari entra anche dentro, però non come sindaco, perché noi non possiamo mai fare passi indietro dalle primarie, loro passi indietro non li facevano. Poi a gennaio pubblicavano i manifesti, noi li abbiamo a casa, facevano un passo indietro, un passo in avanti, una volta con tutti quelli che arrivano, no, solo con i candidati del PD, qualcuno gli proponeva qualche messia che veniva da lontano, ma non si è fatto nulla, questa è la vostra coerenza. E io penso a quelle persone che oggi vi sostengono, che cosa li anima ancora a sostenerli? Rispetto anche ai vostri comportamenti, perché voi siete diversi anche nei comportamenti. Quando vi recavate in qualche numero civico in via Giardino a dire che voi eravate gli unici che potevate togliere via Milenzi e i Riccelli, e poi si è scoperto che senza uno di questi non avreste nemmeno la lista, diciamocelo. E accanto a loro vi siete portati questi grandi tifosi ultras che vengono qui da sotto, che vogliono demolire tutto e dimenticano che loro non sono stati capaci di completare quello per cui dicevano di avere i finanziamenti. Che memoria, sì che è una vera memoria questa qui. E quindi in questo veramente dobbiamo riconoscere una grande capacità politica, di sintesi, di coordinamento e di tutto quello che volete. E quindi veramente mai pur appropriata la frase che dicevo prima di Sandro Pertini: si può essere giovani a 80 anni e vecchi a 20 o 40, e voi lo siete veramente da questo punto di vista. Voglio, dicevo in promemoria, intanto ringraziare tutti i giovani che hanno collaborato a questi manifesti, anche se qualcuno più di me manda una vicinanza. Vorrei vedere a 45 anni se frequenti i bambini di 11, di 10, di 20, di 30, di 80, di 90, perché io frequento tutte le generazioni. Altro che rispetto, non serve qua parlare veramente e fare citazioni alla Saverio Strati, non impareranno mai, praticamente l'hanno ripetuta forse migliaia di volte. E dire che queste sono persone che vengono dal mondo della scuola e che quindi dovrebbero educare le persone, e penso, in questo sono preoccupato, quale futuro hanno quei ragazzi che sono lì a essere educati da questo tipo di politici e di insegnanti, no? Vorrei capirlo, ma è chiaro che anche stasera le mie sono affermazioni che sono di carattere politico rispetto a chi oggi ricopre un incarico politico e non sul personale, perché non è accettabile che a Sant'Elia mi vengano delle persone a chiedermi se abbia perso qualche genitore o qualche familiare di un candidato, senza che questo fosse vero. Io ho sempre salutato, se mai è proprio un altro che abbassa gli occhi quando mi vede, si vede che la coscienza non è poi così serena. Ma tanto per parlare di realtà, io quest'estate, rispetto a degli eventi che hanno in qualche modo caratterizzato anche
fisico, la psiche delle persone, la mente, alle quali io sono stato anche vicino. Fui citato, ecco perché la memoria è importante, la memoria è molto importante, e non appartiene ai colti, appartiene a tutti, dai contadini a coloro che fanno qualsiasi tipo di mestiere, così come le esperienze e la cultura.